Bentornati con Start, storie di vita, storie di impresa, il format di Confindustria Toscana Sud per raccontarvi le imprese del nostro territorio, la loro operatività, i valori sottesi nel portarli avanti. Siamo, come diceva all'inizio della puntata, in una location particolare, Salone Mondiale del Turismo, che fa tappa nella nostra città, a Siena, lo fa nel bellissimo contesto del Santa Maria della Scala. E noi, allora, questa puntata così speciale la dedichiamo a una persona speciale, a una storia speciale di un'azienda. La fabbrica del Panforte, siamo con il suo creatore e amministratore Fausto Leoncini. Fausto, ci eravamo lasciati sulla sfida che la qualità rappresenta, l'alta gamma del Made in Italy, anche per quanto riguarda ovviamente il food. Torniamo proprio su questo elemento, la sfida internazionale, quali sono i tuoi mercati di riferimento e quali quelli che vorresti andare a conoscere o che magari hai in pipeline per conquistare? Allora, I nostri mercati, diciamo, sono quelli nazionali e internazionali, perché noi riusciamo ad esportare in paesi tipo Australia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Canada. È ovvio una cosa, che qui bisogna cercare di lavorare molto, e questo è un impegno che si devono assumere anche le aziende, come noi, senza presunzione, ma cerchiamo di fare eccellenza, di fare qualità e far conoscere il prodotto diverso da altri prodotti, magari da prodotti non originali e fatti in questo territorio. Perciò l'unica cosa è quella di andare, uscire dalle nostre mura e far degustare il prodotto e parlare del prodotto. Ecco, se tu ci dovessi, prima citavi Arroz, quindi, sì. Ovviamente il celebre magazzino, l'emporio di tutto il lusso mondiale che si trova a Londra. Ecco, ci racconti l'emozione come imprenditore, come senese, quando vedi un tuo prodotto e tu sai la storia che c'è dietro, la storia della sua azienda, esposto in questi templi del lusso mondiale, qual è la tua soddisfazione? La soddisfazione è molta. Perché io credo molto, ho creduto molto in quello che ho voluto e abbiamo voluto, io e la mia famiglia, cercare di realizzare per costruire questa azienda. Noi non abbiamo inventato niente, perché questo è un prodotto che viene da lontano, perciò noi non abbiamo fatto altro che rivalorizzare questo prodotto, farlo come veniva fatto in antichità. Perciò la soddisfazione quando tu acquisisci un cliente di alta qualità, oppure hai la soddisfazione che ti mandano un'email o ti chiamano per ringraziarti sulla qualità del prodotto, la soddisfazione è tanta, devo dire la verità. Allora, torniamo invece proprio all'attività della fabbrica del Panforte. Tu citavi che il tuo è uno staff di persone molto giovani, sì. Quindi siccome sono tanti anche i giovani delle scuole e dell'università che seguono il nostro format, vogliamo lanciare un messaggio, cioè ci sono tante professionalità legate al mondo produttivo, in questo caso siamo nel mondo del food, che sono lavori di soddisfazione e anche creatività. Ma io devo dire che ho un esempio nella nostra azienda, ho un esempio di un giovane ragazzo che è venuto a 17 anni a lavorare da noi e oggi ha 34 anni, ha voluto imparare il mestiere e oggi devo dire che è una persona che, a parte il suo massimo impegno, però devo dire sta avendo grandissime soddisfazioni. Perciò, che dire, reinventiamoci, ma per reinventarci possiamo anche andare a riprendere, visto e considerato che viviamo in un territorio che è pieno di storia, andiamo anche a riscoprire le nostre qualità antiche di questo territorio, soprattutto di questa città. Siena, questa
questa città nella sua sfida nell'attrattività. Oggi siamo nel Salone Mondiale del Turismo, che non a caso fa tappa anche qua a Siena, che è una delle mete di assoluto attenzione e richiamo per il turismo internazionale, insieme a Roma, Firenze, Venezia. Cosa deve fare la città per cercare di approcciare però le sfide della modernità al turismo? Qui è abbastanza difficile poterlo dire. Io, per quello che mi riguarda, dico che bisogna cercare, noi non abbiamo bisogno di farsi conoscere come città, noi abbiamo solo bisogno di farci conoscere con una città diversa, con una città innanzitutto bisogna tener conto degli spostamenti e di dare la possibilità di arrivare a Siena in un certo modo e non come adesso, perché a livello di viabilità onestamente siamo messi malissimo. Io credo molto in una linea ferroviaria che potrebbe mettere in contatto fra Firenze e Siena soprattutto le persone che arrivano o con il Frecciarossa a Firenze oppure arrivano a Peretola in aereo, cioè avere un mezzo di comunicazione veloce. Sì, è vero, ci sono i pullman adesso, ma indubbiamente non sono come il treno. Perciò questa è fondamentale. Io credo in una città non con grandissimi numeri di turisti, mordi e fuggi, detto in francese o nel mio modo, ma con un turismo di qualità, perché se noi qui abbiamo veramente a Siena molte cose da far vedere e da far conoscere. L'importante è cercare di trovare un pacchetto importante anche culturale e anche alimentare per far vedere a queste persone che vengono a Siena. Ce l'avrebbero da vedere secondo me per una settimana senza nessun tipo di problema. Io credo in un turismo di maggior qualità. Invece alla tua azienda, alla fabbrica del Panforte, una fabbrica artigianale, mi piace questa definizione perché proprio racconta il vostro DNA, la vostra essenza. Sì, io volevo dire, il nostro nome, la fabbrica del Panforte, non siamo molto conosciuti a Siena perché tutti credono che siamo una fabbrica di panforte, invece no, siamo la fabbrica del panforte, cioè è un nome che in antichità fabbricare significava produrre. Però molte volte non riusciamo o molti non riescono a capire questo e magari ci scambiano per una fabbrica qualunque di panforte. Invece siamo la fabbrica del panforte, che usciamo con dei loghi, con dei marchi in cui sono antichi dolci di Siena, i peccati medievali, il cuor di Siena e gli speziali senesi. Allora, ultimissimi minuti insieme, prima di lasciarti, nel frattempo stanno arrivando tantissime persone qua al Santa Maria oggi, noi siamo all'interno dello stand di Confindustria Toscana Sud. Se guardi al futuro, quali sono le sfide commerciali, di ricerca che con il tuo gruppo vi state prefiggendo, su cui state riflettendo, Fausto? Allora, molte volte i nostri clienti ci chiedono cosa facciamo di nuovo. Io devo dire, mantenendo la tradizione, di nuovo c'è da fare ben poco. Noi pian piano ci stiamo, ad esempio una fra le cose nuove che abbiamo fatto, però non negli ultimi anni, ma comunque già da 18 anni, è quella di produrre prodotti senza glutine. E questa è stata una bella sfida. È una cosa che comunque nel tempo vediamo e ci rendiamo conto che ci sono sempre più persone alla ricerca di questo prodotto. Questa è un'altra iniziativa, quella del senza glutine. Le altre sfide sono quelle che noi ci basiamo sulla qualità.
perché tutti i prodotti che vengono sviluppati e creati nella nostra azienda sono senza conservanti e con aromi solo ed esclusivamente naturali. Questa è la cosa importantissima. Noi infatti ci stiamo adoperando, stiamo studiando, stiamo uscendo fra pochissimi giorni con una linea anche di biscotteria con biscotti fatti con farine toscane macinati a pietra, niente grassi animali, solo esclusivamente olio extravergine di oliva come veniva fatto in antichità. La frutta che è all'interno è una frutta non fresca, sbucciata, ma sciroppata, perciò senza conservanti e senza aromi aggiunti. Beh, a me mi è già venuta fame, insieme a Marion Comi ci verremo a trovarti, grazie, a assaggiare un po' grazie, di prodotti. Grazie. L'ultima battuta, è come chi ci segue da tradizione lo sa, portare avanti un'azienda e farla in un paese complicato come l'Italia è sempre già una sfida, è innanzitutto un approccio al futuro. Allora la nostra ultima domanda è una definizione del futuro, tre parole, tre aggettivi che per Fausto Leoncini raccontano il futuro. Per te il futuro è? Il futuro, io dico una cosa molto semplice: qualità di vita all'interno dell'azienda, qualità del prodotto. Beh, mi sembra un'ottima sintesi. Fausto, grazie mille, grazie. Prego, a Fausto, grazie Leoncini, la fabbrica del Panforte, grazie a voi che ci avete seguito, vi diamo l'appuntamento con le prossime puntate. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata, così come tutte le altre nostre storie di vita, storie di impresa, anche all'interno della pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud. Grazie per l'attenzione, dal Santa Maria è tutto, ci vediamo alla prossima.